fact that you are sinking. Siamo compionendo acqua per misurare la concentrazione di microplastiche e di plastiche sia in acqua che in organismi marini come pesci e invertebrati. Vedere l'effetto delle microplastiche sull'ecosistema e la pericolosità delle microplastiche nelle acque costiere. Un messaggio dal Golfo di Napoli per il governo italiano affinché si adoperi al massimo per liberare il mare dalla plastica. In questi giorni infatti sono cominciati i negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione dell'Unione Europea per la revisione delle direttive sui rifiuti. Greenpeace solleva la voce con la campagna No Plastic perché la ritiene un'occasione imperdibile per cominciare a combattere l'invasione della plastica, in particolare di quella usa e getta. Dall'8 giugno stiamo in realtà navigando le coste del Mediterraneo, prima in Spagna, ora in Italia, e poi il tour proseguirà per raccogliere dati scientifici sulla presenza di plastica e microplastica in mare. Lo scopo è quello di capire meglio il problema, che sta diventando sempre più drammatico. E quello che cerchiamo di fare è contribuire un po' alla ricerca scientifica con le nostre navi, quindi metterle al servizio della ricerca, ma anche sensibilizzare il pubblico perché la nave sarà aperta. La plastica invade le spiagge e i fondali marini, rappresenta l'80% dei rifiuti. Non basta più riciclare, bisogna intervenire alla fonte direttamente sulla produzione, eliminando la plastica monouso, compresi gli imballaggi, e facendo pagare a produttori e importatori i costi dello smaltimento e della gestione dei rifiuti, secondo il principio EPR, responsabilità estesa del produttore. I ricercatori a bordo eseguono continui prelievi e campionamenti lungo la costa italiana, in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, l'Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova e l'Università Politecnica delle Marche. Oggi e sabato la nave di Greenpeace sarà ancorata, aperta per le visite, al molo caligoliano del porto di Pozzuoli. Chiamare, richiamare politici, richiamare comuni. E il Comune di Napoli sta qua, è una grande opportunità anche quella. C'è bisogno di una grande divulgazione e sensibilizzazione riguardo all'inquinamento delle microplastiche, che si deve assolutamente fermare, non può continuare così. Premere sulle direttive europee su cui in questi giorni si sta lavorando per appunto dare un forte segnale di bloccare l'usa e getta a livello legislativo. Quindi questa per noi ritengo sia una visione strategica molto importante per incalzare chi di dovere. E noi come Comune di Napoli, io sono voluta essere qui anche per coinvolgere con un piano collettivo tutti gli autorevoli interlocutori che ci sono a Napoli per fare un piano collettivo no plastic, quindi deplastificazione di tutto, direi in chiave metropolitana, quindi città metropolitana, per il mese che noi vogliamo dedicare al mare, ovvero ottobre 2017, Stati Generali del Mare.